arrivare. Guardate che meraviglia. Andiamo a fare il test drive, signori. Allora, in questo momento stiamo provando la Renault Kadjar 1630 cavalli diesel turbo. Io la metto sempre a trazione anteriore fino a che comincia a morire col motore che sfriziona, eccetera. Comunque si è sempre comportata bene. E unica cosa, purtroppo, nel momento in cui vi infossate magari su una salita e avete i sassi che quindi non riescono a darvi il grip necessario, il motore soffre, poverino, soffre da morire, dovete proprio sfrizionare tantissimo fino a che non si attiva il turbo. Poi quando parte il turbo, per fortuna, qualcosa si riesce a fare. Infatti sono ancora vivo e posso continuare a fare il test. Ora facciamo questo pezzetto parecchio tosto. Il riflesso del vetro non mi fa vedere nulla. Ok, sempre trazione anteriore, va. Nemmeno il controllo di trazione. Questa è, dovete fare un pochino di gioco frizione, acceleratore. Fortunatamente il cambio è manuale, quindi non ci sono problematiche del tipo parte da sola, sgomma, no, non fa niente, va benissimo così. Il vostro piede è il primo controllo di trazione. Le asperità vengono assorbite abbastanza bene. I cerchi da 19 bruniti, bellissimi, ormai sono lontano ricordo. La macchina è tutta bella impolverata. Aia, questa era una bella buca, però non siamo andati a tampone con gli ammortizzatori, gran cosa. Purtroppo il gioco di ombre impedisce a volte anche di vedere la profondità della buca stessa, però non riscontro nessun particolare problema, anzi è un viaggio godibile. Facciamo questa, oddio, è entrato un mostro. È entrato un mostro, aspetta. Ok. Sempre trazione anteriore. Quello era un ramo. Devo essere sincero, non me l'aspettavo di arrivare tranquillamente fino a qua. Tra l'altro abbiamo anche la disponibilità della pressione dei pneumatici. Abbiamo perso 0,1 barre posteriori e 0,1 all'anteriore destra, ma comunque cambia in base, ovviamente, ogni volta che prendiamo una buca la pressione aumenta e poi diminuisce, quindi è normale che mano a mano si stabilizza. Però in linea di massima veramente non ho riscontrato alcun tipo di problema. Le gomme ancora reggono. Questo passaggio non lo posso fare. Non lo posso fare, ragazzi. Cioè, ci posso provare. Ok. Ci possiamo rischiare. Mettiamo 4x4, no? Ok. Allora, la situazione è questa. Abbiamo due avvallamenti e al centro c'è il solito fosso gigante con delle rocce enormi ai lati. Tranquillo. Basta andare sui due avvallamenti con le gomme, a posto. Pensavo che cadesse, invece ce l'ha fatta, mettendo 4x4 è riuscita. Torniamo ai due. Questo motore non consuma. Non so come sia possibile, con quale strana magia funzioni, in realtà non lo so, ma non consuma. Questo è vero pure che praticamente le prestazioni sono quelle che sono. Al contrario magari, ecco, della Vitara, che ha il tastino sport, un minimo riesce a darvi un po' di brio nelle giornate. La coppia è limitata a un tot numero di giri, quindi appena scavallate quel numero di giri proprio muore, ma proprio così, oppure all'inizio. Insomma, dovete stare proprio in quel range per avere le massime prestazioni. Dopodiché è morto prima e morto dopo. Però in questi casi, diciamo, fuori strada che va tra il leggero e l'intermedio, è abbastanza buono. Come abbiamo detto, trazione 4x4, inserti in pelle, 4 cavalli fiscali, sì. 3 e zecche, pulci, tutto vi danno optional, gratis.
Ok, abbiamo cambiato auto. Suzuki Vitara. Oh, questo almeno c'è il freno a mano, non elettronico. Minimo di divertimento. È un bel crossover SUV, un po' di fuoristrada c'è perché comunque il sangue Suzuki gira in quest'auto, non c'è niente da dire. È più seria del Kadjar sotto il profilo fuoristradistico. Ha la disponibilità del... questo è un ramo che presto ci entrerà dentro la macchina. Ha la disponibilità del tasto Snow Mud, quindi lo dovete mettere sulla... ovviamente sulla neve o su fondi a bassa aderenza di col fango, che in alcuni tratti è anche peggio. Anche la possibilità tramite il tasto lock di bloccare la coppia all'anteriore e al posteriore in modo che sia ripartita 50-50, poi interviene l'elettronica e insomma arriva dove non arriva la meccanica, in un certo senso. Ma io metto su sport perché il motore se no è motion. Senza sport il motore è mosso anche qua. Sempre 1620 cavalli, sono molto simili come motori, coppia a giri più bassi, il motore è più reattivo, quindi la macchina praticamente un po' cambia. Questo è l'orologetto di cui parlavo. È brutto. Allora, devo dire, nel fuoristrada mi trovo meglio sulla Vitara. Nella strada mi trovo meglio col Kadjar. Sì. Sono giunto a questa conclusione. Questo non lo potrete fare sulla Kadjar, perché qua sopra ha una specie di sopracciglio in gomma e quindi non viene bene. Invece la plasticaccia vi aiuta. Cosa c'è? Ecco. Tutta con i fari spenti. Ma perché non me l'avete detto? Perché c'è là nel buio che i fari accesi. Perché è figata questa che i fari accesi? Ah no, non ce l'ho i fari accesi. Lo sai perché non li vedevo, Gianluca? Perché il volante mi copre la spia dei fari. Non riesco a vederlo. Lo sto dicendo. Fari accesi anche di giorno. Sempre. Il casco in testa. Spegnere il motore in salita. Attenzione alle vacche. Però se siete alti 2 metri come il mio caso, sai che dobbiamo fare una ripresa figa? Le luci non si vede, non si vede la spia delle luci. Dimmi. Aspetta. No, dimmi. Poi la parla. Ripresa doppia, cioè che quando stiamo dalla strada principale ci incrociamo così a velocità. A velocità? Figo, è incrocio figo. Vespo. Siedi al lato. Mi siedo del Spider-Man ti fa una sega, eh?